la colpa è nostra che non vogliamo imparare dalla storia, non la storia che deve insegnare a noi. Tutti mi dicono: bravo Ugo, hai fatto il tuo dovere. Boh, quale dovere? Andare ad ammazzare gente che non sapevamo nemmeno se esisteva. Io sono partito 19 anni e 6 mesi, perché i 20 li ho compiuti sul Don. Noi siamo partiti da Rivoli, tutta la divisione tridentina, no? Abbiamo fatto 11 giorni di treno, siamo arrivati a Novogorlovka in Ucraina, dove abbiamo trovato i nostri colleghi tedeschi. Poi abbiamo cominciato a piedi ad andare verso il Caucaso. Passavamo davanti ai paesi, c'era sempre una mamma con in braccio un bambino, altri uno o due attaccati alle gonne, con una basletta di legno che piangendo ci diceva: i tedeschi, carosciò. E un mio compagno, Barcella, pastore analfabeta della Val di Scalve, mi chiedeva: te, Milan, Ada, com'è il poker la urle? Com'è quel lavoro lì? Quella donna lì, l'innemico, perché ci avevano appena date le cartoline con sull'orso russo con in bocca due bambini che penzolavano e naturalmente la mamma violentata sulle ginocchia, no? Com'è il poker la urle, Ada? Io ero dal battaglione Edolo, la Tridentina era composta da 5° Reggimento Alpini, 6° Reggimento Alpini e 2° Artiglieria Alpina, che erano circa 17-18 mila uomini. Noi eravamo attestati sul Don, dall'altra parte, a 20-25 metri, perché il Don faceva un'ansa e c'era una parte del fiume che invece come canale passava davanti a noi. Tanto vero che ogni tanto ci mettevano su i dischi sul fonografo, no? E ci chiamavano: i tedeschi, music! E poi alla fine ci dicevano: tornate a casa! E noi tutti d'accordo. Bon, questo dove eravamo? Noi siamo rimasti lì in pratica da fine, dai primi di ottobre al 17 gennaio 1943, ore 17:30, quando per ordini dal comando abbiamo lasciato le trincee alleggerendo al massimo gli zaini, no? Quindi lasciando là un mucchio di roba, e per ritirarsi secondo l'ordine su nuove posizioni a Podgorinoje, dove c'era il comando di divisione della Tridentina. Podgorinoje siamo arrivati dopo 9 ore di cammino, anche perché c'era una neve fresca, cominciava il forte freddo. Loro avevano sfondato tutte le fanterie sotto, la Cosseria, la Torino c'era, e la Genio, eccetera, che poverini si sono trovati davanti a una forza immensa, 1 milione di uomini. Noi tutto l'armiere eravamo 240.000, 1.200 cannoni,
800 carri armati, efficienti, non quelli che si forano. E siamo arrivati a Pordenone, questa è la prima tappa. Stracchi morti, noi eravamo davanti, come portaordini, sciatori, eravamo vestiti di bianco, a battere la pista. Perché quei poveri cresci d'alpini, dopo 4 mesi, fermi sempre in trincea, è cominciata a essere una stangata forte. Assieme a noi si è ritirato il Tirano e il Morbegno, cioè gli altri due battaglioni del Quinto Alpini. Il primo paese dove troviamo il primo degli 11 accerchiamenti che i russi hanno fatto. Hop, 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 fino a Nikolaevka per chiudere il corpo della morte alpina. Io le ho fatte tutte, meno Valuiki, perché non ero dalla Cudenza, per fortuna, che è la divisione più massacrata di tutte. Allora, da Podgornoje, andando avanti, la prima tappa, l'edolo, il mio battaglione, è stato di avanguardia. E la prima battaglia è stato Skororip, a un 25-30 km da Podgornoje, fuori dal fondo della Balca, che era di bosco, con una neve freschissima, eravamo già sul 35-38 sotto zero. Vediamo Skororip, un paesino grigio color miseria, stagliato sul dorso della Balca. Sulla sinistra vediamo 3 carri armati russi, famosi C-34, e in mezzo tra loro 2 slitte con la mitragliatrice, no? Pesante, e con gli siberiani, che erano considerati feroci. Erano tutti vestiti di pantaloni a giacca a piuma, perché sembravano la réclame delle gomme Michelin. Appena fuori, tutti appostati, giù nella neve, a destra, alla mia destra, ho il maggiore Belotti, poi il colonnello comandante del reggimento. Guardo dietro e vedo buttato giù sulla neve Don Carlo, lo si riconosce perché porta una croce rossa qui, e poi lui non ha armi, perché lui non può uccidere. I carri armati si muovono e vengono avanti con un polverone d'inferno della neve, mitragliando. Vabbè, oramai noi cerchiamo di rispondere, però tutto quel che abbiamo è un fucile 91. Io poi ho il moschetto come portaordini, perché dà meno fastidio, è più corto. I carri armati arrivano adesso, niente, noi non riusciamo a fare niente. La nostra artiglieria anticarro è ancora impantanata nel bosco e fa fatica a tirarla fuori dalla neve fresca. I carri armati vengono avanti, fortunatamente riescono l'artiglieria a tirar fuori i 110 anticarro e a azionare. Il primo colpo niente, il secondo niente, il terzo colpo, il carro armato che proprio ormai puntava su di noi perché aveva capito che c'era il comando, che lo prendono in pieno a metà. Naturalmente il carro armato si ferma a pochi metri da noi, fumo, fanno per saltare la terra, ma non fanno nemmeno in tempo toccare terra, perché tutti pronti col fucile, li facciamo fuori per aria, cadono a terra che sono tutti ferati. Mi ricordo che dopo, quando sono ripartito, sono passato vicino
ai due ragazzi che erano saltati giù dal carro armato e usciva ancora il sangue da tutti i fori che gli avevamo sparato ancora caldo. Più avanti, dietro una baracca di quelle di campagna, c'era un mortaio russo con tre inservienti. È arrivato un colpo di un nostro mortaio, di un nostro cannone, gli ha trancato la testa a uno degli inservienti. Ho fatto in tempo a vedere l'inserviente senza testa, con la testa a terra e ancora in piedi. Poi però è uno di quei ricordi che restano nella memoria del cuore fin quando campo. Dopo aver conquistato il paese, Don Carlo chiede al colonnello Adami quattro uomini perché vuol ritornare a dare la benedizione. Allora noi, tirando per le braccia, per le gambe e qualche volta anche pezzi, abbiamo messo in fila, allineati, i corpi dei nostri compagni. A un dato momento Don Carlo si è accorto che noi mettavamo in fila solo gli alpini e allora lui si dice: ragazzi, per favore, non solo gli alpini, ma tutti, russi, tedeschi, ungheresi, tutti, perché qui ci sono solo creature di Dio.